arrivato a termine appunto il progetto Abruzzo Inclusivo che avevamo vinto insieme agli altri partner e insieme ad altri enti d'ambito che con noi hanno partecipato, ed è stato un progetto che insomma, è andato bene perché abbiamo attivato 71 tirocini, quindi dovevano essere 75, 4 però hanno rinunciato, non è stato possibile attivarli, e devo dire che nonostante insomma un po' di difficoltà che abbiamo riscontrato, ma noi enti d'ambito, perché comunque c'era molta burocrazia alla quale adempiere, siamo contenti di aver portato sul territorio, vincendo questo progetto, 361.000 euro, e che quindi insomma abbiamo dato anche la possibilità a 71 persone che appartengono a categorie e fasce più deboli, quindi per l'inclusione sociale, di poter avvicinarsi al mondo del lavoro e quindi avere 4, 5, 3 mesi, perché dipende da quando è partito il tirocinio, di tirocini retribuiti con 600 euro al mese, e qualcuno di questi, ci piace dirlo, si è trasformato anche in un contratto di lavoro, per cui per buona fortuna insomma qualche tirocinio poi è diventato un contratto anche in seguito. Quanti ne sono? E, adesso io non so dare un numero preciso, sicuramente 4-5 sicuro, se non anche qualcun altro, perché poi dopo bisogna vedere, magari le aziende in questo momento non possono assumere, ma magari possono assumere fra un po' di tempo, quindi comunque qualcuno che è entrato anche in contatto con le aziende, le imprese, le attività commerciali, che io colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente per l'attivazione di questi tirocini. Si sono prestate anche alcune associazioni e alcune cooperative, oltre ad attività ovviamente commerciali.